Buongiorno a tutti, mi vedete? Sì. Sì. Buongiorno. Perfetto. Allora, se capisco bene, voi siete il liceo di Agropoli, giusto? Il liceo scientifico di Agropoli. Allora, benvenuti al CERN. Mi presento, sono Salvatore Buontempo, sono un dirigente di ricerca dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Napoli, quindi siamo vicini di casa. Ho sentito anche prima degli accenti a me molto familiari. In sottofondo. Allora, la visita di oggi è una visita virtuale. Abbiamo dovuto purtroppo cambiare il cameraman all'ultimo momento perché la persona che faceva il cameraman è ammalata e quindi ci ha dato forfè all'ultimo momento. Quindi per questo non ho approfittato anche dei minuti precedenti, perché abbiamo formalizzato i permessi di accesso della persona che guiderà l'altra guida italiana. Allora, io sono Salvatore Buontempo. L'altra guida si chiama Sonia Natale, anche lei è una collega italiana che effettuerà la visita nell'esperimento sotterraneo e noi ci alleggeremo, diciamo, la comunicazione con degli interventi che faccio io qui dalla sala di controllo e degli interventi che farà Sonia, appunto aiutata da Andrea, che è la cameraman che si sostituisce a Noemi, che oggi è in malattia. Allora, voi siete le classi del quarto, quinto, giusto per capire l'audience a cui facciamo riferimento. Quarta e terza? Quarta Quarta e terza, va e bene. ragazzi di quinta. Avete avuto già qualche minima introduzione del DCMS dell'attività o nulla? Giusto per capire, diciamo, il livello di informazione, non vorrei ripetervi cose che avete già eventualmente avuto da altri colleghi o no? Va bene, No, benissimo. Allora, il mio seminario oggi sarà la nostra visita, diciamo, virtuale, sarà una visita fatta in maniera totalmente divulgativa, quindi non ci saranno formule, non ci saranno numeri difficili, non ci saranno cose complicate e al tempo stesso è previsto essere una visita, diciamo, interattiva, quindi se avete domande, magari potete sollevare la mano, nel collegamento e io mi fermo e cerchiamo di rispondere in tempo reale, quindi ottimizzare anche l'interattività. Allora, la visita può cominciare in questo momento. Vedo Sonia che è appena ritornata perché nel frattempo aveva un'altra visita reale con dei gruppi che vengono anche qui fisicamente a visitare MS. Allora, in questo momento io vi sto parlando alla sala di controllo di CMS. CMS, per intenderci, è uno dei quattro esperimenti puntati sull'acceleratore LHC al CERN. Zoltan, can you share maybe Oh, this picture? sorry. I can use the mouse, non so se they can see. Yes. Yes, definitely. Allora, in questa foto vedete una visione aerea della città di Ginevra. Per intenderci, questo che vedete in azzurro qui è il lago di Ginevra, la parte terminale di Ginevra. Questa è la città di Ginevra e questo in bianco che vedete qui è la pista dell'aeroporto, per darvi un ordine di grandezza di quello di cui parliamo. Questo in giallo è l'acceleratore LHC, cioè il tunnel di 27 km, nel quale noi acceleriamo delle particelle, le facciamo collidere le une contro le altre, e in alcuni punti in cui avvengono le collisioni abbiamo montato delle grosse macchine fotografiche, diciamo così, delle macro camere che fanno la fotografia di quello che avviene. I punti in cui avvengono queste collisioni sono quattro e sono indicati in questa foto con i nomi degli esperimenti che vedete qui: sono ATLAS, CMS, ALICE e LHCb. Quindi non confondete questo LHCb con il nome dell'acceleratore. L'acceleratore è LHC ed è lungo 27 km. I quattro esperimenti, CMS, ATLAS, LHCb e ALICE, sono i quattro punti in cui avvengono le collisioni, nei quali abbiamo montato queste enormi macchine fotografiche. Per intenderci, io la chiamo macchina fotografica, ma l'apparato sperimentale è un oggetto che è lungo 20 metri e un cilindro di diametro 15 metri, è come un palazzo di 5 piani, per capirci, montato sottoterra, attorno al punto in cui avviene la collisione. Per ogni collisione facciamo una fotografia, collezioniamo tutte queste fotografie e poi analizziamo queste fotografie per capire che cosa si è prodotto dalle collisioni.
In questa videata vedete un dettaglio un po' maggiore della facility degli acceleratori che c'è al CERN. Questo grande che vedete, il circolo più grande, è l'acceleratore LHC. Però, come vedete, ci sono tutta una serie di altri anellini più piccoli che servono fondamentalmente per preparare le particelle che vengono iniettate mano a mano dal punto di partenza, che è il punto in cui abbiamo la produzione dei protoni. Vengono mandati prima in questo piccolo acceleratore, che è il protosincrotrone, vedete questa sigla PS, nel quale abbiamo un grado di accelerazione fino a un certo valore. Poi dal protosincrotrone li iniettiamo tramite questa linea in quest'altro anello secondario che si chiama super protosincrotrone, che non fa nient'altro che portare le particelle a un'energia ancora più alta. E poi da questo acceleratore le iniettiamo in LHC, l'acceleratore dell'LHC in una direzione e nell'altra, dove verranno ulteriormente accelerate all'energia massima, che è di 14 tera elettron volt. Per capirci, qua abbiamo un livello di energia dell'ordine del giga elettron volt. Giga e tera sono delle parole a noi familiari per il mondo informatico. Giga vuol dire una 9, tera vuol dire 1000 giga. Allora, qui abbiamo un giga elettron volt, dell'ordine di qualche giga elettron volt. Qui acceleriamo a qualche decina di giga elettron volt. In LHC acceleriamo a tera elettron volt. E quello che abbiamo due fasci che andranno uno nella direzione e l'altro nella direzione opposta, che collidendo nel punto di collisione avremo la somma delle due energie. Quindi, se accelero i due fasci, uno a 7 tera elettron volt e l'altro a 7 tera elettron volt, nel punto di collisione avrò un'energia disponibile di 14 tera elettron volt. Questa schematica, vedete di nuovo la zona in superficie con il lago di Ginevra, il Monte Bianco, per capirci, la pianura nella quale ci troviamo, e in schematica è una struttura sottostante, siamo a circa 100 metri di profondità sottoterra, il tunnel di LHC e i tunnel, i pozzi con i quali si raggiungono i siti sotterranei. Qui vedete appunto le caverne nelle quali sono stati montati questi esperimenti. Noi parleremo oggi di CMS. Ci troviamo adesso, io vi parlo dalla sala di controllo che si trova qui in superficie, nel cosiddetto punto 5 lungo LHC. La collega Sonia con Andrea scenderanno giù con l'ascensore, andranno prima nella cosiddetta galleria dei servizi che si trova a fianco alla galleria sperimentale, e quindi quello che faremo nella visita virtuale, vi faremo vedere prima dei servizi che sono nella galleria dei servizi, dove per servizi si intende tutto ciò che serve per far funzionare il nostro esperimento, la nostra macchina fotografica. Quindi saranno dei collegamenti di alta tensione, di bassa tensione, fibre ottiche per trasmettere i dati, strutture di gas, sistemi di pompaggio, di raffreddamento, computing preliminare, perché il computing importante invece si trova in superficie. Dopodiché Sonia e Andrea andranno all'interno della sala sperimentale, dove ci faranno vedere l'esperimento nella sua interezza, quindi proprio la nostra macchina fotografica che registra questi eventi. E noi appunto ci scambieremo la linea, e Sonia poi vi punterà a dei punti specifici dell'apparato sperimentale che io brevemente vi anticipo durante la sua discesa con l'ascensore o nei momenti, diciamo, di tempi morti Sì, del suo lasciami spostamento. qualcosa da dire. Assolutamente, No, no, ma non adesso, dopo, dopo, assolutamente. dopo. Quando ti abituo? Non lo so, sto aspettando Permessi per la parte tecnica per poter scendere sotto. Niente, ti faccio pubblicità. Va bene. Abbiamo una splendida persona qui in superficie che sono certa che E anche farà Sonia è loro. una validissima guida, oltre che un'amabile collega.
Faremo in e modo di con la poter quale ci giocare divertiamo con spesso a queste fare queste visite. In più, il liceo è di Agropoli, quindi cose. Esatto. giochiamo in casa. Quindi, Esattamente, quindi. siamo entrambi, diciamo, terroni come voi, quindi abbiamo il piacere di condividere la terra di origine. Vabbè, Allora, è un onore. io approfitto per andare un po' nel dettaglio, sempre con questa slide, sulle macchine fotografiche di cui ho parlato. Qui vedete le fotografie dei quattro esperimenti ATLAS, CMS, Alice e LHCP. Giusto per darvi delle informative, Alice e LHCP sono degli esperimenti mirati, cioè che fanno delle misure molto precise per delle specifiche attività di produzione delle particelle nelle collisioni. ATLAS e CMS invece sono degli esperimenti cosiddetti general purpose, che vuol dire di applicazione generale, cioè che vedono un po' tutto, vedono anche quello che vede Alice e LHCb, ma non così bene come Alice e LHCb faranno per le loro misure specifiche. Mentre ATLAS e CMS sono due esperimenti che cercano di fare la stessa cosa, però con tecniche diverse, cioè per capirci, quando si costruiscono degli esperimenti su un acceleratore, come in questo, la scelta di fare due esperimenti, vedete che sono anche diametralmente opposti in un acceleratore, fatti con tecnologie diverse, con metodiche diverse, però per vedere la stessa cosa, è fatta volutamente, perché se qualcuno dei due scopre una nuova particella o un nuovo fenomeno, è importante che anche l'altro esperimento possa confermare la stessa scoperta, e quindi vedere le stesse cose anche se usa delle tecnologie diverse e delle metodiche diverse. Quindi ATLAS e CMS, se volete, sono i due esperimenti in competizione tra di loro, sono i due esperimenti che hanno scoperto il bosone di Higgs, per capirci, 10 anni fa, e all'epoca, diciamo, si decise di non lavorare in competizioni, ma di condividere i dati, visto che si era nella fase estremamente iniziale dell'acceleratore, si voleva anche certificare la bontà di funzionamento del nuovo acceleratore LHC. Per questo ci fu una conferenza stampa in cui entrambi gli esperimenti presentarono congiuntamente, insieme al direttore generale di tutto il CERN, la scoperta del bosone di Higgs. Poi magari ne parleremo con calma del bosone di Higgs. Sento un ritorno in cuffia. It's me. Ah, Noemi? No, It's okay, I can go ahead. Okay. Atlas e CMS, vi dicevo, sono due esperimenti in competizione tra di loro, mentre l'HCB e Alice non sono in competizione, ma fanno delle misure specifiche. Allora, questa è una sezione di nuovo in pianta di quello che visiteremo fra un po', cioè, questo, per intenderci, è la vista in pianta di quello che vedevamo in piccolo in questa trasparenza, cioè le due caverne, la caverna grande e la caverna più piccola ma più lunga. La caverna più piccola ma più lunga è la caverna dei servizi, è questa che vedete qui. E con questi PM54 sono i pozzi, il pozzo piccolo con il quale si scende dall'alto verso il basso, nei 100 metri sottoterra, e questo invece è il pozzo grande con il quale si accede direttamente alla sala sperimentale. Questo tubo che vedete qui, questa linea che vedete qui invece, è parte dell'acceleratore, è parte della galleria di 27 chilometri nella quale ci sono appunto i magneti del nostro acceleratore che effettuano l'accelerazione e portano alle collisioni delle particelle che avvengono proprio qui, nel centro della sala sperimentale. In questa sala sperimentale è montata la nostra macchina fotografica. La nostra macchina fotografica fotografa le collisioni. Qualche informazione aggiuntiva che posso darvi sulla nostra macchina fotografica, però prima di andare. Ah, mi si è bloccata il. Zoltan, there is a problem here, it's not scrolling anymore. Yeah, because now it is. No, it does. Ah, ok. Qualche elemento aggiuntivo in merito alla nostra macchina fotografica, però qui vedete, la nostra macchina fotografica è come un grosso cilindro, come vi dicevo, che in realtà è costruito da tanti cilindri concentrici, un po' come le matrioske.
un po' come quelle bambole russe nelle quali aprite ce ne sta una più piccola, aprite ce n'è una più piccola e così via. Anche in questo cilindro abbiamo un cilindro rosso e bianco esterno, dentro il quale c'è questo cilindro bianco più leggermente più piccolo, dentro questo più piccolo ce n'è un altro cilindro giallo, dentro quello giallo c'è un altro cilindro verde e dentro il cilindro verde vedete invece questa struttura sempre cilindrica azzurrina. Allora, ognuno di questi cilindri ha una funzione e ha un nome. Vedete, il cilindro centrale si chiama tracker al silicio, il cilindro verde si chiama calorimetro elettromagnetico, il cilindro giallo si chiama calorimetro adronico, il cilindro bianco più grande si chiama solenoide superconduttivo. Questo cilindro invece bianco e rosso che sta tutto all'esterno si chiamano rivelatore di muoni o camere per muoni. Allora, CMS, il rivelatore CMS, la sigla CMS sta per Compact Muon Solenoid. Il solenoide è il magnete bianco che sta al centro ed è un magnete che vi spiegherò a cosa serve per creare un campo magnetico importante, vedete, di 3,8 Tesla. M sta per muon, perché riveliamo molto bene i muoni con la parte esterna del rivelatore, e S sta per solenoid, come dicevo, quindi compact muon solenoid. Però prima di parlare di questa nostra ma macchina fotografica fatta in questo modo, capiamo bene cosa succede con le collisioni. Una particella viene da questa, in questa direzione, un'altra particella viene nella direzione opposta, accelerate dentro questo tubo, nel quale c'è del vuoto, ovviamente, perché per far camminare le particelle dentro l'acceleratore non ci deve stare niente dentro l'acceleratore. Quindi immaginate questo tubo che quando arriviamo in questa zona centrale dell'esperimento ha una sezione di circa 3 centimetri, quindi immaginate proprio un tubicino vuoto di 6 centimetri dentro il quale si muovono questi fasci di protoni. I due fasci di protoni, uno lo accelero a 7-3 elettronvolt, l'altro lo accendo a 7 elettronvolt e li faccio collidere esattamente nel centro della mia macchina sperimentale, nel punto che ho scelto io, attorno al quale ci ho costruito tutta questa macchina fotografica, e quindi la totale energia che avrò a disposizione è 14 teleelettronvolt. Quello che vorrei però chiarire fin da subito, che è un classico errore che si fa quando si viene al CERN nelle visite, noi non facciamo questo gioco per accelerare le particelle, farle sbattere tra di loro e rompere le particelle e vedere che ci sta dentro e sbriciolarle per vedere particelle più elementari, più piccole. Questa non so perché, ma è la classica visione che si ha spesso da parte dei visitatori. Invece non è così. Noi non siamo qui per sbriciolare particelle. Le nostre particelle, che nella fattispecie sono dei protoni, noi acceleriamo un protone e un altro protone, e li facciamo collidere tra di loro, diventano soltanto una sorta di contenitori di energia. Questo che vi sto dicendo adesso è il momento chiave di tutta la visita. È la spiegazione di quello che avviene al CERN. Noi acceleriamo le particelle. Immaginate il mio protone come se fosse un bicchiere di plastica, e dentro l'acceleratore, Ok, ogni no, volta sì. che si accelera, è come se l'acceleratore lo riempisse con un po' di piombo liquido. Allora, ogni passaggio incremento il piombo. Passaggio incremento il piombo. Quando arrivo a riempire il mio bicchiere di plastica è pieno di piombo liquido, lo stesso faccio con l'altro bicchiere, i due bicchieri collidono tra di loro. Ma a questo punto che cosa colliderà? La plastica o il piombo liquido che ho messo dentro il bicchiere? È intuitivo che non è la plastica, ma è il piombo. Cioè, ho fatto diventare il mio bicchiere molto più pesante. Allora, immaginate, secondo l'unica formula di cui parlerò oggi, che è una formula estremamente affascinante ancora oggi, nonostante abbia più di un secolo, la formula che tutti conosciamo, la formula del famoso Albert Einstein, che ci ha detto nel 1915 che E uguale mc quadro. Questa formula, dimentichiamoci quadro, che lo consideriamo una sorta di parametro di allineamento, questa formula ci dice ancora oggi una cosa estremamente affascinante e quasi difficile da credere. Quindi immaginatela, storicizzatela più di un secolo fa. Ci dice che E è uguale a M, energia e massa sono due facce della stessa medaglia. E posso parlare indifferentemente di energia o di materia. Cioè, posso dire che il tavolo sul quale sono appoggiati questi computer, che è fatto di materia, è anche una forma di energia. Capite
Capite che questa non è una cosa così banale da intuire e accettare. Come pure E uguale M ci dice che non soltanto che M è una forma di energia, ma anche energia la posso vedere come materia. Quindi che materia e energia si possono trasdurre una con l'altra. Capite che non è una cosa così facile da intuire e neanche da credere. Ebbene, questa formula, che è vecchia di più di un secolo, in CMS è verificata per ogni collisione. Cioè noi quello che facciamo, acceleriamo i nostri protoni. I nostri protoni hanno una certa m. Quando aumento la loro energia facendoli girare dentro l'acceleratore, è come se aumentassi la loro m, è come se li facessi diventare più pesanti, è come se il bicchiere di plastica lo faccio diventare pieno di piombo e quindi diventa un bicchiere estremamente pesante. A questo punto il protone e l'altro protone che ho accelerato sono diventati molto pesanti, li faccio sbattere tra di loro e tutta questa E che ho messo in gioco nella mia collisione, l'unica cosa che può fare è convertirsi di nuovo in M, in forme più elementari. Quindi capite che ho fatto sbattere due protoni molto energetici nella mia collisione posso produrre 13 protoni, 12 elettroni, 25 neutroni. Non so se mi sono spiegato di quanto è potente questa affermazione che vi ho appena fatto. Cioè, come se vi stessi dicendo: ho accelerato un'automobile contro un'altra automobile, le faccio sbattere, faccio questo incidente frontale e non trovo pezzi di automobili, ma sto producendo 12 automobili nuove, 5 biciclette, 14 aerei, 2 navi. Cioè, ho fatto battere due protoni, ma l'energia in gioco è molto molto più alta di quella della massa a riposo dei protoni. Quindi, per l'energia che ho messo a disposizione nel centro di collisione, io posso produrre molta più m di quella di due protoni a riposo. Cioè, è come se avessi preso le due automobili, le ho fatte collidere, ma le ho fatte collidere a una velocità e quindi a un'energia talmente elevata che quelle macchine non erano pesanti come due automobili da una tonnellata l'una, ma pesavano come 10.000 portaerei e 10.000 portaerei. Le faccio sbattere, quindi nella mia massa a disposizione per creare particelle è come se avessi l'equivalente di 20.000 portaerei. Allora è chiaro che posso produrre 12 automobili, 15 biciclette, 14 camion e anche qualche nave o una portaerei, perché avevo in gioco la massa o l'energia equivalente di 20.000 portaerei. Ora spero che sia chiaro questo concetto. Al CERN quindi non facciamo collidere particelle per sbriciolarle, ma facciamo collidere le particelle a altissima energia, al punto tale che queste particelle diventano soltanto dei portatori di energia, sono dei contenitori di energia, e sto facendo battere questi due contenitori l'uno contro l'altro e tutta questa energia, l'unica cosa che può fare è, permettetemi il termine, condensarsi in materia, in forme elementari di materia. Posso produrre nuove particelle. Con questa grossa macchina fotografica, io voglio fotografare le particelle che ho prodotto. Quindi non mi troverò briciole di protoni, ma mi troverò nuovi protoni, nuovi neutroni, elettroni e anche particelle mai viste prima, come il bosone di Higgs, o particelle previste dalla teoria e mai viste prima con il bosone Salve, di Higgs, sono oppure disposto ad particelle neanche interrompere. mai previste dalla teoria. I have a small technical comment. They will not be able to speak. They will hear you. So you will keep the voice, and whatever you are telling, they will show, and you can ask them to show. Okay? And they can ask questions. No, They can raise the question, raising the hand. this is Agropoli. They are fully in. I'm talking about Sonia. Sonia, Sonia okay. is completely muted. Okay, Okay? I understand. All But right. Sonia can hear me. Sonia can hear you but cannot answer. I understand. All right. Okay, Okay, okay. go ahead. Allora, adesso Sonia sta scendendo con Andrea, la sua cameraman, che sostituisce Noemi, nella caverna, prendendo l'ascensore e scendendo nella galleria, nella sala sperimentale. Quella che vedete adesso inquadrata è una porta verde, che è una porta di controllo. Adesso Sonia sta utilizzando il suo dosimetro, vedete che l'ha passato davanti a un lettore, per entrare nella prima porta verde. Una volta che è entrata,
dovrà fare la scansione dell'iride per essere identificata, e soltanto successivamente che è stata identificata si aprirà la seconda porta, che è quella che vedete che adesso si è aperta successivamente. Questo giusto per darvi un'idea del sistema di sicurezza di controllo per l'accesso all'apparato sperimentale. Adesso Sonia è dentro. Noi stiamo guardando l'immagine della sua telecamera che è sul suo elmo, Andrea ha scanserizzato e è entrata dentro. Questa era Andrea, la camera, scusatemi. Adesso invece passa Andrea con il suo bigi. Vedete, è entrata dentro, adesso guarderà lo scanner dell'iride e è entrata nella parte centrale. In questo momento si stanno spostando verso l'ascensore. Questo è l'ascensore per scendere nella galleria sperimentale. Eccolo qui. In questo ascensore noi possiamo scendere 100 metri sottoterra. Vedete che adesso indica il livello meno 3, perché in realtà immaginate come un palazzo di 33 piani, di cui possiamo andare agli ultimi 3 piani sottoterra. Vedete, adesso stavano a 100 metri, adesso l'ascensore sta risalendo sopra. Quando arriverà di nuovo a livello 0, noi possiamo scegliere a livello meno 1, meno 2 o meno 3. Per le visite noi scendiamo a livello meno 1 e livello meno 2. Questi sono, e da livelli intermedi poi a piedi, passando attraverso la sala dei servizi, entreremo nella sala sperimentale. Sala sperimentale nella quale c'è il nostro esperimento. Sonia, she cannot speak. She cannot speak. Okay, she cannot. So I will have to describe what she's showing. Yep. So maybe in the meantime we can. I will give you back in a sec. Yep. Okay, the screen. Okay, adesso sta arrivando l'ascensore. Purtroppo non funziona il microfono di Sonia, quindi deve scendere e sarò io che parlerò per lei. Adesso, come vedete, l'ascensore si apre, lei scende e andrà giù nella sala sperimentale. Per capirci, nella piantina che vi dicevo prima. E questa zona, visiteremo tutta la zona affiancata all'esperimento che è nella sala sperimentale. Ok, Sonia è in discesa adesso. Tornando, approfitto durante la fase di discesa per darvi una spiegazione di nuovo dell'esperimento. L'esperimento, come dicevo, è come una grossa matriosca, tanti cilindri, ognuno dei quali ha una sua funzione. Al centro avvengono le collisioni, ho i due famosi bicchieri pieni di piombo che collidono uno con l'altro e mi producono, immaginate che mi producono quattro particelle, quindi queste quattro particelle schizzeranno via, verranno fuori dalla collisione con quattro elementi come quattro schegge che vanno via, ma non sono pezzi di protoni, sono quattro particelle nuove che ho prodotto mettendo in gioco quell'energia che vi dicevo prima. I cilindri hanno ognuno una propria funzione. Il primo cilindro, che si chiama tracciatore al silicio, come dice il nome, traccia. Il tracciatore mi segna con delle tracce quante particelle ho prodotto e dove si trovano. Quindi immaginiamo che ho prodotto quattro particelle, io avrò quattro tracce che saranno indicate nel tracciatore. Il tracciatore vedete che è fatto da una serie di strati, da tanti cilindri concentrici. Qui sono quelli, diciamo, proprio nella parte centrale dei cilindri, e questi invece sono il tappo del cilindro da questa parte. Analogamente c'è lo stesso tappo del cilindro dall'altra parte, cioè una struttura completamente cilindrica fatta dalla zona centrale e poi la base e l'altra base del cilindro. Ognuno di questi livelli, quando è attraversato da una particella, si accende con un puntino. Ho 11 livelli, avrò 11 puntini, un po' come il gioco della settimana enigmistica, unisci quei puntini e troverai la traccia. Se io ho prodotto quattro tracce, troverò quattro gruppi di puntini. Nel frattempo vedo che Sonia è arrivata giù nel laboratorio sotterraneo ed è entrata nella parte, dicevo prima, che è questa sala Just a moment. dei servizi. In questa sala dei servizi, in cui ci sono tutti questi armadi che vedete, che Sonia sta camminando. La sala dei servizi, come dice il nome, è piena di infrastrutture, servizi che servono per far funzionare la mia macchina fotografica. Questi servizi sono pieni di schede di elettronica per selezionare i dati che vengono registrati dalla macchina fotografica, di alimentatori di alta tensione, di bassa tensione,
per alimentare parte della mia macchina fotografica, come se fossero le batterie della mia macchina fotografica, e tutte queste che vedete adesso, per esempio, sono delle fibre ottiche con le quali arrivano i dati dalla mia macchina fotografica, che vengono registrati, selezionati per co costituire l'immagine della mia collisione, la mia fotografia che certifica cosa è avvenuto nella collisione, e dopodiché le immagini che sono considerate utili, interessanti, vengono mandate in superficie tramite un gruppo di fibre che vedete lì in fondo sul muro, che le porta in superficie ad alta velocità. Per capirci, tutte queste fibre ottiche, ognuna di queste linee che vedete blu o bianche o grigie, contiene all'interno un gruppo di fibre ottiche, da 12 a 24 fibre ottiche. Quindi immaginate quante fibre ottiche ci sono che collegano il sito sotterraneo col sito in superficie. Quindi è come se fosse un villaggio gestito dalla linea, diciamo, di trasmissione a fibra ottica. Vi faccio questo esempio perché dovete considerare che questo che vedete nella immagine presa da Sonia è stato costruito agli inizi degli anni 2000. CMS ha cominciato a prendere dati prima nel 2008 e poi nel 2011. Quindi tutta questa roba c'ha più di 15 anni. Queste fibre ottiche sono montate lì da tanti anni, quando ad Agropoli o a Napoli le fibre ottiche per la trasmissione dati ancora non esistevano. Quindi questo piccolo villaggio che è gestito da tantissime fibre ottiche per trasmettere i dati dall'esperimento a questi apparati di registrazione e da apparati di registrazione in superficie utilizza una tecnologia che per noi è già vecchia di 20 anni, mentre a Napoli, ad Agropoli, nelle città, stiamo cablando ora le città con la fibra ottica a alta velocità per la trasmissione di dati. Questo ve lo faccio sottolineare, per esempio questo che sta facendo vedere Sonia adesso in rosso sono dei moduli di alta tensione, quindi di alimentazione di parte del rivelatore CMS con delle tensioni di 9 kV, 10 kV, 11 kV. Di nuovo, tutti questi moduli sono collegati con questi cavi rossi che portano appunto queste alte tensioni a parti del rivelatore per farle funzionare, per tenerle attive e registrare le particelle che vengono prodotte dalle collisioni. Voglio sottolineare quell'aspetto delle fibre ottiche e anche, per esempio, di questi elementi di alta tensione, di alimentatori, perché questa tecnologia, che per noi è una tecnologia vecchia di almeno 20 anni, infatti stiamo progettando e costruendo adesso l'aggiornamento del CMS, molto spesso per il mondo fuori dal CERN è roba che ancora non esiste, o è estremamente moderna, è appena uscita e appena disponibile. Adesso, descrivendo quello che sta facendo Sonia, adesso lei sta scendendo ulteriormente. Quello che vedete di fronte a voi è una porta che porterebbe al tunnel dell'EHC, cioè qui Sonia non può entrare, noi nell'esperimento non possiamo entrare, possono entrare solo i colleghi che lavorano sull'acceleratore, perché camminando al di là di quella porta, dopo un centinaio di metri, c'è l'accesso all'acceleratore. Da questo punto si entrerebbe proprio ai magneti di LHC, mentre questa dimensione che Sara vi sta indicando è più o meno la grandezza del tunnel dove stanno gli acceleratori, i magneti dell'acceleratore dell'LHC. E in questa foto che vedete adesso qui sulla parete, vedete un esempio di quello che vedremmo se potessimo entrare in quella porta. Dopo un centinaio di metri trovereste questo tunnel che con quei tubi blu sono i tubi dei magneti dell'acceleratore. Se noi camminiamo, questo è in scala reale, uno a uno, quella che vedete adesso Andrea, la cameraman, se vi muovete lungo questo tunnel per 27 chilometri, a un certo punto tornereste a CMS dalla parte opposta. Quindi adesso noi siamo, se volete, abbiamo attraversato la parte della galleria dei servizi, stiamo arrivando vicino alla galleria dell'acceleratore, e adesso attraverso una seconda porta di sicurezza che Sonia adesso sta inquadrando, entreremo invece nella galleria sperimentale, cioè nella galleria dove ci sono fisicamente i pezzi dell'apparato che costituiscono CMS, la nostra macchina fotografica, per prendere le fotografie. Adesso Sonia farà lo stesso esercizio che ha fatto prima, sia lei che Andrea entreranno prima nella prima porta. La prima porta si chiude, ha scannerizzato l'iride e quindi è stata riconosciuta, e si apre la seconda porta. Spero che si apra, altrimenti deve ripetere la procedura. Ecco,
si è aperta la seconda porta. E adesso passerà anche Sonia. Prima cosa che fa, mette il suo dosimetro, il suo badge davanti al lettore. Simbolo dice dovrebbe entrare Sonia Natale. Adesso entra Sonia Natale dalla prima porta, guarda dentro lo scanning dell'iride, quel box nero che vedete sulla destra. La prima lettura non è andata bene, deve ripeterla, riprova. Guarderà con i suoi occhi dentro lo scanning dell'iride, che è quell'elemento laterale, verrà riconosciuta, si confermerà che il dosimetro appartiene a Sole Natale ed è realmente Sole Natale quella che vuole entrare nell'apparato sperimentale, si dovrebbe aprire la seconda porta. Spero che sia così. Vedo che l'immagine si è bloccata, forse adesso ha perso la connessione. Ecco, adesso sono passate e stanno entrando all'interno dell'esperimento. Adesso ha aperto questa seconda porta e qui entriamo fisicamente nella sala sperimentale. Noi siamo su un balcone di questa sala sperimentale. Immaginate come un palazzo di 5 piani. Noi siamo al terzo piano. Il terzo piano vi permetterà di vedere l'apparato sperimentale che vi avevo fatto vedere prima nella schematica. Zoltan, if you can share also this one. Yes, of course, sir. È come se noi ci stessimo mettendo all'altezza un punto laterale di questo apparato sperimentale. Adesso, mano a mano che Sonia va avanti, vedrete l'immagine laterale di CMS. Cioè, e in più voi siete particolarmente fortunati perché CMS in questa fase è anche aperto, perché non ve l'ho detto, ma questo cilindro è stato concepito e costruito in maniera tale che sia apribile. Quelli che vedete adesso, che Sonia vi sta inquadrando, sono pezzi di questi dischi dell'apparato sperimentale, della zona del tappo esterno, della zona dei muoni, che sono aperti uno rispetto all'altro, e quello che vedete adesso, che è inquadrato, è la zona interna del terzo disco, che va a entrare dentro questa parte bianca che è il nostro solenoide. Quel grosso cilindro che vedete argentato, dentro il quale entra questa grossa punta tutta argentata, è il magnete, il solenoide di CMS. Allora, CMS, quindi qui lo vedete proprio nella sua interezza, come si potrebbe vedere nei libri di testo. Cioè, noi stiamo guardando tutta questa parte qui, in cui il cilindro bianco è il solenoide, quella parte tutta argentata è la parte del tappo del calorimetro. We make a test if Sonia can Salvatore? talk. Yes. Sì, ti sentiamo, adesso Can ti you hear sentiamo. me? Mi Yes, puoi now sentire? adesso sì, ti possiamo sentire, Ah, Felice. perfetto. Perfetto. Quindi a questo punto sei tu che puoi continuare con la spiegazione del calorimetro. Provo, però se non si sente bene, interrompimi subito Ok. e casomai continui tu come prima, ok? Io ti sento bene, spero che Ok, Agropoli perfetto. ci senta Allora. bene Ho anche. Ok. visto che ho sentito che stavi descrivendo il magnete e quello che chiamiamo il naso, no? Questo Esatto. tappo che entra dentro. E forse si riesce a vedere, io sto cercando di puntare con il mio dito, oppure non so Sì, se ti può aiutare con il mouse, di far vedere il tubo dei fasci, che è praticamente questo tubo che entra dentro, che fuoriesce dal naso. Eccolo qua, questo questo tubo qua. tu lo indichi con il dito, io lo indico Con Zan, il mouse forse è meglio. esatto. I Ecco, can forse sarebbe interessante da dire che no, l'LHC, come tu avevi già descritto prima, in effetti ha due tubi dei fasci, perché lungo i 27 km ci sono due tubi di questo genere, ma soltanto quando si entra all'interno del rivelatore si convogliano i due fasci che per i 27 km ruotano parallelamente, si convogliano in un unico tubo, proprio perché vogliamo fare le collisioni. Ora, assolutamente. è interessante che io possa parlare qui perché, guardate, vi faccio vedere. Da questo punto in poi, come anche prima ho detto, ho fatto vedere, non si potrebbe entrare. Cioè, vorrei far capire alle persone che ci stanno vedendo che è vero che è una visita virtuale.
Però da questo punto in poi, e già prima, abbiamo fatto qualcosa che normalmente quando siete qui di persona non potete fare, cioè non si può andare. Quindi adesso avremo Assolutamente. qualcosa di speciale, ok? Ci muoveremo un Assolutamente. pochino piano piano in questa zona. Innanzitutto guardando un pochino in basso, qua vedete? I piedi, insomma, del rivelatore. Allora, vi faccio vedere. Non so, si riesce a vedere, Salvatore, se Sì, punto sulla sì, sì. parte arancione? Si Quelli che sente. noi chiamiamo i piedi o i pad. Allora, Ok, maybe you can go full screen to her. Salvatore, hai Sì, ti parlato di vediamo. come della struttura. Ecco, sì, adesso lo vedo meglio perché quando è piccolo non riesco a vedere. Dunque, qua ci sono queste strutture, vedete, arancione qua. E anche da questa parte, in No, realtà no, ce ne no, sono no, altre non le ha interne. descritte. Le puoi spiegare tu l'apertura, la mobilità di CMS. Riesci a vederlo? Sì. Ok, perfetto. Allora, quello che volevo dire, non so se avevi accennato perché ogni tanto andava via, diciamo, la connessione, è per questo che sto un attimo ferma qui, del fatto che il rivelatore è stato costruito a fette e quindi, essendo stato costruito a fette, noi li chiamiamo anche ruote. Lo possiamo aprire e chiudere come un organetto. Vi faccio vedere una delle ruote che è qua. Eccola qua, mi allontano. Vedete questa gabbia verde? In realtà questa gabbia verde, vedete queste due colonne, diciamo così, queste due strutture, corrispondono in effetti ad una fetta. È come se aveste un, non lo so, un roulette, ok? Un arrosto che tagliate a fette. Ok, questa corrisponde a una fetta e la cosa bella di CMS è che, come vedete, potete aprire le fette. Qui c'è un buco perché le due fette sono state aperte. Normalmente questo è tutto chiuso. Come si fa a fare questo? Ecco, si usano questi piedi che vi dicevo, arancioni che avete qua. Ok? Questo che sta qui, non quello rosso, ma quell'arancione sotto. Ce n'è un altro qua sotto, arancione, ma ce ne sono altri anche qua sotto. Cosa si fa? Allora, sono due sistemi che funzionano in parallelo. Innanzitutto si mette del grasso sotto questi piedi, poi ci sono dei tubi che forse non so se sono abbastanza visibili, dove si pompa dell'aria compressa che serve non a sollevare, ma ad alleggerire leggermente tutta la fetta. Vi ricordo che una fetta, allora, la più leggera pesa 2000 tonnellate, il che vuol dire 2000 automobili come per esempio, non so, una Fiat 500 più o meno, ok? Quindi è un peso enorme. Dopodiché cosa si fa? Ci sono dei cavi di acciaio che vengono stesi parallelamente. Attenzione, lo so che mando un po' fuori fuoco quando muovo la mano. Questi cavi che vengono messi parallelamente sono tirati da un lato. Per esempio, voglio chiudere le due fette qui, quindi voglio tirare questa fetta verso l'altra. Allora, ho i cavi che mi tirano, mi spostano in questa direzione, grazie al fatto che ho alleggerito un po' la fetta e che ho messo del grasso. I cavi sono tirati da un verricello, come si chiama, che avvolge i cavi e che richiude l'esperimento. La stessa operazione è stata fatta quando l'abbiamo voluto aprire. Quindi questo è un. Ah, li vedete qua i cavi, guardate, sono visibili, non so se si vedono, se vuoi puntarlo tu, Salvatore. Sono questi cavi qua, che Non si sono vedono. adesso non tesi. Non so se si vedono, mi Sì, si confermi vedono. che si Si vedono? vedono, si vedono Esatto, il cavo nero di adesso acciaio. non sono tesi ovviamente perché non sono usato, ma sono esattamente i cavi che vengono tirati per richiudere la fetta. Ora, quello che è sorprendente, almeno io nonostante, penso anche che Salvatore sia d'accordo con me, è sorprendente che nonostante anche noi si lavori con questi oggetti e quindi si sappia esattamente cosa fare e come viene fatto, che questo esperimento che è 15 metri di diametro è allineato al milionesimo di metro. Qualche decina di milionesimo di metro. Quindi, quando voi fate questi spostamenti, tutti questi pezzi da questa parte devono combaciare con quelli dell'altra parte con una precisione che è minore della sezione di un capello umano. Grazie. Questa è la cosa
che rende, se volete, non difficile, ma sicuramente, come si dice, Salvatore, challenge, aiutami. Ambiziosa. Ambiziosa, grazie. Ambizioso il fatto di lavorare qui. Allora, adesso mi sposto un pochino, Salvatore, se vuoi riprendere la cosa, cerco di seguirti. Sì. Mi metto in mute e magari mi richiami e provo a rimettermi in mute, d'accordo? Benissimo. Inoltre, maybe you can start sharing also this one together while she's moving. Quindi, per capirci, tornando alla schematica che vi avevo fatto vedere io prima, Sony aveva fatto vedere come questa fetta, vedete qui che il rivelatore è come tagliato a tante fette, cioè immaginate come se questo cilindro fosse un enorme salame, come diceva lei, un enorme rollet, che ho tagliato a fette, questa è una fetta, questa è un'altra fetta, questa è una terza fetta, poi questa grande è un'altra fetta, un'altra fetta, un'altra fetta, tutta la parte cilindrica, e poi dalla parte opposta ci sono di nuovo tre fette che fanno il tappo come da quest'altra parte, cioè questo cilindro è tutto apribile. E CMS, adesso Sony ci sta facendo vedere l'equivalente di questa zona qui, però dall'altra parte. È importante quello che ha detto Sony. La visita virtuale, in realtà, per certi aspetti, è meno bella rispetto alla visita dal vivo, perché uno dal vivo vede le cose dal vivo. Però, come aveva detto Sony, la visita dal vivo è limitata solo a un pezzo, mentre voi con la visita virtuale vedrete delle cose in maniera molto più ravvicinata e molto più dettagliata. Ad esempio, i visitatori non possono entrare da questa parte, non possono vedere questo pezzo di velature. Adesso vedete questi livelli gialli che sono lì sottostanti, sono quelli che tengono in piedi questa parte gialla che sta nella schematica che io vi sto inquadrando con il mouse. E tutta questa zona arancione, che è uno schermaggio che si mette attorno al tubo del fascio, per evitare che questo pezzo di tubo che continua qui possa emettere radiazioni lateralmente, cioè, perché non ne abbiamo parlato, ma chiaramente i protoni che vengono accelerati provocano della radiazione, le collisioni che avvengono al centro di CMS provocano delle radiazioni. Tutto questo deve essere sempre monitorato e controllato. Questa sala sperimentale adesso è accessibile, che siamo in fase di manutenzione, ma perché alla fine della presa dati che è avvenuta nello scorso novembre, ci sono state tutte le certificazioni delle verifiche che il livello di radiazione ambientale era tornato al livello accettabile perché un operatore umano potesse entrare e quindi abbiamo potuto cominciare le operazioni di manutenzione. Come dicevamo prima, questa grossa macchina fotografica, questo grosso cilindro fatto a fette, ha la peculiarità di essere apribile e questo è importante perché l'apertura permette di fare le manutenzioni in parallelo. Come avete visto prima, Sfaciano ci faceva vedere queste fette distaccate le une tra le altre e questa terza fetta con il naso, come l'ha chiamato lei, distaccata rispetto alla zona cilindrica. Questo permetteva di poter mettere dei sistemi di elevazione tra le varie fette e poter fare degli interventi di manutenzione, di riparazione di cavi, di riparazione di tubi che perdono, tubi del gas, tubi del sistema di raffreddamento. Adesso Sone sta camminando nella parte superiore dell'esperimento, nella parte laterale, è come se fosse passata dal terzo piano al quarto piano e adesso ci sta facendo una passeggiata sopra il rivelatore. Adesso vedrete che lei può inquadrare dall'alto questi pezzi arancioni che da questo lato sono ancora aperti, mentre dall'altro lato, avete visto, erano tutti chiusi attorno a quella zona verde, quel cilindro verde che vedete che è la parte dello schermo interno del tubo, del tubicino centrale dove passano le particelle. Questo che vedete rosso è la parte rossa che vedete qui nella schematica laterale, che sta, è il disco, l'ultimo disco che sta ancora aperto. Una volta che verrà chiuso, questo disco verrà avvicinato alla parte cilindrica e quindi verrà richiuso l'apparato. Adesso noi siamo nella fase finale di manutenzione. La manutenzione di CMS finirà nella prima metà di febbraio, quindi abbiamo l'ultimo mese di manutenzione. Quindi questi sono gli ultimi dischi che sono rimasti ancora aperti, che vedete sul disco ci si può camminare sopra, ci si può passare da un lato all'altro. Vedete queste scale che vedete adesso che Sonia sta inquadrando, permettono di andare da questo lato in cui si trova Sonia al lato opposto, dall'altra parte. E queste strutture verdi verticali sono un pezzo di fetta con tutti gli armadi di elettronica che sono affiancati alla fetta, cioè ci sono delle parti di infrastrutture che sono nella galleria dei servizi che abbiamo visto prima e sono delle parti invece di infrastrutture che sono montate direttamente sopra la macchina fotografica, che devono stare vicine, devono avere una lunghezza di cavo non superiore a un massimo, per esempio, di 2 metri, 3 metri, 5 metri e quindi non possono andare nella galleria.
dei servizi. Adesso Sonia sta ulteriormente salendo, è come se fosse salendo al quinto piano, e qui vedete l'esperimento visto da un punto di vista ancora più alto. Qui i visitatori non possono venire, possono andare soltanto gli operatori CMS. Vedete adesso il naso inquadrato ancora da una vista più all'alto. Prima stavamo sulla balconata del terzo piano, qui siamo su una balconata del quinto piano, vicini al carro ponte, che è quella struttura gialla che ogni tanto si intravede sul bordo dell'immagine. Quello che vedete, eccolo lì, vedete questa struttura gialla? Questo è il carro ponte con il quale noi possiamo spostare dei pezzi, e quel binario verde orizzontale in fondo è il binario sul quale questo carro ponte si muove orizzontalmente da un lato all'altro per trasportare dei pezzi. Quello che vedete adesso, Salvatore, prego Sonia, ti lascio mi la parola. senti? Ti sento Ok. perfettamente. Sì, no, no, sentivo quello che dicevi e volevo esprimere comunque, se vuoi, allora non lo so, io la chiamo emozione perché comunque essere quassù e avere questa vista, in questo momento avete il carro ponte, ma se io scendo, guardate un po', sono effettivamente al quinto piano e dopo andremo laggiù, andremo al piano terra. Quindi io praticamente qui ho la visione completa, non so se si riesce a vedere per voi, ho la visione completa dell'esperimento e adesso vi farò vedere un pochino la parte del tetto, non salgo su, ma vi farò vedere la parte del Magari tetto puoi far vedere anche il pozzo, se si vede da che è lì. praticamente qui. Ecco, non so, cioè, se c'è abbastanza luce perché non ci vado perché è abbastanza buio, ma ecco, questa è la parte proprio superiore dell'esperimento, dove come vedete ci sono delle scale, quindi si può salire e si Sì. possono fare dei lavori, ovviamente. Sonia, ti fermo perché capisco che c'è una domanda dal liceo e magari ti chiedo se puoi inquadrare anche il pozzo, che è la parte superiore del soffitto da dove ti trovi. Sì, non Sì. so se qui ci riesco, ma provo ad andare sull'altra piattaforma dovrebbe essere possibile. Comunque dimmi. Nel frattempo c'è una domanda, cerco di sentire Sì, la domanda. they can talk, they can talk. Potete fare la domanda, prego. Ok, no, più che altro noi siamo dispiaciuti perché i ragazzi, alcuni dei nostri ragazzi sono dovuti andare via perché ci sono problemi di Orario. autobus. Ecco, siamo dispiaciuti, quindi siamo rimasti in pochi. Purtroppo Agropoli, molti dei ragazzi vengono dalle zone limitrofe. Potremmo già Ok. fare semmai qualche domanda? Assolutamente sì, prego. Ragazzi, allora, chi di voi? Adesso che quando si tratta di parlare sono... No, io dico ai miei studenti e ripeto quello che dico anche a voi: fin quando siete studenti, approfittatene. Avete un grosso vantaggio, che è quello di dire non ho capito, oppure ho una curiosità e potete fare la domanda. Quando passerete dall'altra parte della barricata, dal lato della professoressa, se non potete più dire non ho capito, non lo so, o fare una domanda, perché diventa una brutta figura. Quindi approfittatene fin quando potete e fate domande a raffica, senza nessuna forma di vergogna. Prego. Buongiorno, buongiorno, piacere. Una Buongiorno. curiosità, ma Sì. quali sono state le ultime scoperte significative fatte condotte da grazie a questi esperimenti? Allora, questa è la domanda al milione di dollari, questa è la domanda delle domande. Allora, intanto magari approfitto che Sonia e la nostra cameraman Andrea stanno inquadrando. Quello che vedete è Sì, il così mi pozzo. muovo da qua, ecco, se Esatto. vuoi descrivere questo. Allora, questo approfitto e poi rispondo alla domanda, non per scappare alla risposta, ma quello che vedete adesso, perché di nuovo voi come visita virtuale avete un vantaggio, che potete farvi la camminata dentro CMS, come facciamo noi che ci lavoriamo. Quello che vedete adesso, che Sara vi sta inquadrando, è il pozzo che collega la galleria sperimentale alla galleria all'hangar in superficie. Ve lo faccio vedere perché CMS è stato costruito tutto in superficie. Tutto nella parte al piano, diciamo, elevato dello schema che avevo fatto vedere io in superficie. Poi queste fette del mio salame sono state fatte scendere da quella galleria una alla volta e poi montate giù. Questa che sembrava una follia all'epoca, perché normalmente immaginate se io sono di Agropoli e mi voglio costruire la casa sulla spiaggia al mare, non è che me la faccio prima in città, me la faccio smontabile e poi me la sposto pezzo pezzo sulla spiaggia per avere la casa al mare, ricostruisco direttamente la casa al mare. Invece quello che ha fatto il CMS è proprio quello: si è costruito prima la casa, se volete, nel giardino di campagna, l'ha montata tutta funzionante e poi l'ha fatta a pezzi che sono smontabili, queste nostre fette, fatte scendere da quel pozzo e portata giù.
questa scelta che sembrava una follia? Perché questo ha creato la cosiddetta modularità di CMS, cioè CMS è fatto da tutte queste fette, questi moduli che si possono aprire e chiudere, e questo oggi ci ripaga in maniera impressionante con la flessibilità di manutenzione. Noi possiamo aprire e chiudere l'esperimento, quindi accedere tutte le fette una alla volta e quindi fare le riparazioni anche in parallelo. Ho 11 fette, posso avere 11 stazioni, 11 squadre di lavoro che fanno 11 interventi in parallelo. Tornando alla risposta alla domanda da 1 milione di dollari, la scoperta che CMS ha fatto importante è quella del bosone di Higgs, cioè CMS ha fotografato per la prima volta al mondo degli eventi che hanno comprovato l'esistenza del bosone di Higgs. Il bosone di Higgs era una particella prevista dalla teoria ben 50 anni prima, ora sono in realtà quasi 60, che il professor Higgs l'aveva concepita nel 64, questa particella, che era una particella particolare, la particella quella che i giornalisti hanno chiamato la particella di Dio, the God particle, perché era la particella che dava la massa alle altre particelle. Attenzione, vi sto dicendo una cosa non facile da digerire. Cioè, secondo il cosiddetto modello standard, cioè quella che oggi è la tabellina che qualifica tutte le particelle che noi conosciamo, che è un po' il livello di conoscenza attuale, che però voglio sottolineare rappresenta anche il livello di ignoranza attuale. Cioè, l'uomo da sempre ha cercato di capire la materia di che cosa è composta, dai tempi di Democrito, dicendo acqua, aria, terra, fuoco, alla tabella di Mendeleev, che era all'inizio del Novecento, in cui avevamo diviso tutte le tipologie di elementi nei metalli, nei gas nobili, nelle particelle, negli atomi, quelli più complessi che stanno in basso, pensando che di nuovo atomo stava per elemento indivisibile. Poi si è visto che in realtà neanche l'atomo non era indivisibile, ma era fatto da un nucleo e degli elettroni che ci giravano attorno. Poi si è visto che il nucleo a sua volta non è una pallina unica, ma è fatta da protoni e elettroni e neutroni che stanno insieme e gli elettroni che ci girano attorno. A oggi quello che chiamo il modello standard è il massimo livello di esemplificazione di mattoncini elementari presenti: elettroni, protoni. I protoni e gli elettroni abbiamo visto che sono fatti a loro volta da quark, e quindi siamo scesi a un ulteriore livello, il quark up, il quark down. Questo è quello che chiamiamo modello standard, che è il massimo di livello di conoscenza che abbiamo oggi. In questa tabellina c'era un piccolo problema, che questa tabellina funzionava indipendentemente dalla massa delle particelle, cioè non sapeva spiegare perché l'elettrone pesa 1, il protone pesa 2000, il neutrone pesa 1000 e così via. Non ce lo sapeva spiegare, però funzionava sia se le particelle avessero massa che se le particelle fossero senza massa. Il professor Higgs, 50 anni fa, ha concepito l'esistenza di un'altra particella che chiamiamo bosone, poi magari spiegherò due parole su il concetto di bosone, che era la particella tramite la quale le altre particelle assumono massa, diventano massive. E secondo il meccanismo di Higgs, lui ha chiamato questo bosone il bosone mio, il bosone di Higgs, che attiva, secondo il campo di Higgs, il campo mio, una metodica che assegna la massa alle altre particelle. Bella, interessante, affascinante questa tecnologia. Fammi vedere un bosone di Higgs e poi ci credo. MS Atlas, con le collisioni di particelle, hanno prodotto per la prima volta dei bosoni di Higgs, hanno fotografato con le fotografie di questa macchina fotografica, queste fotografie che comprovavano l'esistenza del bosone di Higgs, e con non una fotografia, ma con un numero importante di fotografie, cioè dove importante vuol dire sufficientemente significativo per acclamare la scoperta, si è potuti fare la conferenza stampa dicendo sì, è vero, il professor Higgs aveva ragione. Abbiamo scoperto il bosone di Higgs. È vero il meccanismo di Higgs, le particelle assumono massa tramite il meccanismo di Higgs con il campo di Higgs, scambiandosi dei bosoni che sono proprio i bosoni di Higgs. Per completare la risposta alla tua domanda, questo è solo l'inizio delle scoperte, perché LHC e CMS hanno una potenzialità enorme per vedere cose ben più precise, ben più difficili e ben più complesse dei bosoni di Higgs. Ci sono tutta una serie di altre cose che stiamo cercando, come le particelle supersimmetriche o Salvatore? le particelle responsabili della materia oscura. Sonia, un attimo, co Salvatore? completo la mia risposta e ti Ah, lascio la sì, linea. no, volevo interromperti sul futuro, così poi mentre tu parlavi del futuro io tornavo su.
Perfetto, allora mi Va fermo. bene? Mi fermo e ti Sì, lascio il microfono per perché hai spiegare detto il passato, il i pattini. presente e Perfetto. ti lasciamo un attimo la suspense sul futuro, giusto perché Benissimo. così posso mostrare quello che c'è praticamente a livello più basso. Qui siamo veramente, come vedete, vicino ai piedi. A Come vi piano avevo terra. detto, i tubi che pompano l'aria compressa, e questi sono i cavi di cui vi parlavo, d'acciaio che tirano le ruote per poterle spostare, e il verricello di cui vi parlavo, per esempio, da questo lato, è questo meccanismo qua, che arrotola il cavo in maniera tale da tirare le fette. Vi ripeto, tutto questo non è fatto con la precisione di meno dello spessore di un capello umano. Mi preme sottolineare una cosa qua sotto, come vedete ci sono delle barriere. Allora, una cosa importantissima da dire in tutti gli ambiti sperimentali è quella della sicurezza, cioè qui ci sono delle barriere, io non passo dall'altro lato, anche se potrei. Quindi rispettiamo tutte le consegne di sicurezza, perché vuol dire che c'è qualcosa che ovviamente qualche pericolo che noi non conosciamo, ma che è stato segnalato. Vi faccio vedere un po' il rivelatore da sotto, e poi, dopo aver fatto questo piccolo giro, rilascerò la parola a Salvatore. Salvatore, non so se vuoi aggiungere Oh, qui qualcosa. No, vedi, qui adesso il naso visto da sotto. stiamo vedendo proprio le fette aperte, le ultime tre fette aperte del tappo, diciamo, di questo lato di questo cilindro, che sono parzialmente aperte perché siamo ancora in fase di manutenzione. La prossima settimana queste fette saranno chiuse, cioè questo naso rientrerà dentro la parte centrale del solenoide e le altre due fette gli andranno dietro e quindi il cilindro verrà chiuso e sigillato completamente. Vorrei chiedere, adesso chiedo un attimo ad Andrea che mi sta accompagnando, di mettersi vicino alla struttura in modo tale che vi rendiate conto della, perché come vi ho detto è un palazzo di 5 piani. E si Andrea, muove a conto da fette. lui. Let's say 60. Ok, così almeno. Allora, questo è 1,60 m vicino al rivelatore. Adesso vi faccio vedere, vado indietro. Allora, Andrea è 1,60 m, la vedete praticamente appena più alta del piede del rivelatore. Se vado in alto, vi rendete conto, dei famosi 5 piani. Ok? Esatto, quindi un palazzo di Quindi 5 questo mi piani sembra fatto a fette che come si muove, è un palazzo di 5 piani affettato con le fette che si esatto. muovono, ok? Allora, io penso che con questa immagine qui, che è quella del naso da sotto, e il magnete, se non hai altre cose, richieste specifiche, Salvatore, io ti ridò la linea, e così intanto tu continui la risposta sul futuro, Va bene. e torno su, e se ci sono delle altre domande che si riferiscono anche a quello che ho mostrato, se vuoi che nel frattempo vedrai le immagini o mi fermi in qualche posto, mi contatti, va bene? Va benissimo, grazie. Grazie mille. Grazie a te. Allora, per tornare alla risposta della domanda del ragazzo, ci sono tutta una serie di cose previste dalla teoria che CMS e Atlas ancora ricercano, come appunto dicevo, le particelle supersimmetriche oppure le cosiddette particelle responsabili della materia oscura o dell'energia oscura, perché per quello che vi ho detto, materia e energia sono due facce della stessa medaglia. Cioè particelle che potrebbero spiegare la differenza di misura di massa o di energia che troviamo quando guardiamo l'universo, le stelle, i pianeti. Quindi questo tipo di ricerca può portare anche alla spiegazione dell'esistenza di particelle che sono presenti nell'universo che però non riusciamo oggi a computare per la massa totale dell'universo. Quindi per questo tipo di ricerca nell'infinitamente piccolo potrebbe aiutare a dare delle spiegazioni anche per problematiche di ricerca nell'infinitamente grande, come nel campo dell'universo, delle galassie e dei vari pianeti che ci circondano. Però vorrei sottolineare un altro aspetto. Fino adesso vi ho parlato di possibili scoperte su cose previste dalla teoria, ma mai viste prima. Ma l'aspetto più affascinante potrebbe anche essere quello di vedere delle cose mai viste prima, ma neanche previste dalla teoria, e quindi assolutamente
scoperte inattese, che sarebbero proprio uno scossone del palazzo, e quindi per farci capire che il nostro livello di ignoranza era ancora più profondo rispetto a quello che ci immaginavamo, e quindi che abbiamo una visione completamente approssimata rispetto a quella che è della realtà che ci circonda. Quindi, tornando a noi e alla vostra domanda, abbiamo già dato una scoperta, una misura importante, perché adesso abbiamo scoperto 10 anni fa il bosone di Higgs, adesso negli anni successivi stiamo facendo tutta una serie di misure per ottimizzare la precisione di misura della massa del bosone di Higgs, delle prestazioni del bosone di Higgs, quindi per conoscerlo meglio, questo bosone di Higgs, e vedere se la teoria del professor Higgs in realtà è perfettamente rappresentante la realtà o a che grado di approssimazione. Posso anche approfittare adesso, mentre Sonia sta risalendo, per farvi vedere magari qualcuna di queste fotografie del nostro rivelatore. Quindi, se volete, magari Zoltan, adesso you can share this picture. Questa che vedete qui è una delle foto di CMS. È una foto di un evento tridimensionale in cui abbiamo le due particelle che vengono una da quest'altro lato e l'altra dall'altro lato e avvengono delle collisioni al centro. Al centro tutte queste tracce che vediamo sono tutte tracce di particelle registrate dal tracciatore. Attorno al tracciatore c'erano i calorimetri, che sono questi picchi verdi che vedete. I calorimetri misurano l'energia delle particelle. Il tracciatore mi dice quante particelle ho prodotto e dove stanno. In questo caso, vedete, ce ne sono una miriade. I calorimetri mi danno per ognuna di queste particelle questi picchi verdi, che sono il picco è tanto più alto quanto più è energetica la particella. Particelle molto energetiche rilasciano un picco molto alto, questa ha un'energia altissima. Particelle poco energetiche hanno un picco molto basso. Quindi per ogni particella misuro chi sono, dove sono e quanta energia hanno. Facendo questo tipo di misure riesco a capire queste particelle da che collisione vengono e se sono particelle direttamente prodotte dalla collisione o a loro volta decadimenti di altre particelle. Perché, per esempio, il caso del bosone di Higgs è un caso particolare perché il bosone di Higgs, per rispondere sempre alla domanda della scoperta importante di CMS, noi non abbiamo visto veramente il bosone di Higgs, ma abbiamo visto il decadimento del bosone di Higgs. Perché noi facciamo, non ve l'ho detto, ma l'HC fa una collisione ogni 25 nanosecondi. Cioè vuol dire che lavoriamo a 40 MHz, che vuol dire 40 milioni di collisioni al secondo. Un secondo, 40 milioni. Un altro secondo, altri 40 milioni. Ogni secondo aggiungiamo 40 milioni di collisioni e quindi 40 milioni di fotografie. Il bosone di Higgs, però, è talmente rapido a morire, diciamo così, che vive un miliardesimo di secondo, mentre io faccio una fotografia ogni 25 miliardesimi di secondo, quindi nonostante io faccia la fotografia ogni 25 nanosecondi, sono troppo lento, perché il momento che ho fatto la foto, il bosone di Higgs è già decaduto in qualcos'altro. E questo qualcos'altro, il professor Higgs me l'aveva previsto, mi ha detto può decadere in quattro muoni, o in quattro elettroni, o in tre fotoni e due elettroni, cioè mi ha fatto tutta una tabellina. Allora, se io trovo, per esempio, quattro muoni, quattro particelle che sono estremamente penetrative, che mi danno quattro tracce. Come faccio a capire se quelli sono quattro muoni o se è un bosone di Higgs che è decaduto in quattro muoni? Qui mi aiuta la statistica. Se faccio tanti milioni di collisioni, se io avrò produzione di quattro muoni, gli eventi di quattro muoni avranno una distribuzione casuale. Una volta la somma dei quattro muoni farà un certo valore di energia, un'altra volta la somma dei quattro muoni farà un altro valore di energia, e quindi troverò una distribuzione di energia o di massa dei quattro muoni che è piatta. Se invece produco un bosone di Higgs e questo bosone di Higgs mi produce quattro muoni, quei quattro muoni potranno avere al massimo la loro somma, sarà la massa a riposo del bosone di Higgs. Cioè, se il bosone di Higgs valeva 100, io troverò quattro muoni che la loro somma fa 100. Faccio un altro evento e trovo sempre quattro muoni che la somma facendo. Faccio un altro evento e trovo altri quattro muoni che la somma facendo. Allora, nella mia distribuzione di energia dei quattro muoni, trovo una distribuzione piatta con un picco a 100. Allora, vuol dire che ci sono un sacco di casi in cui produco quattro muoni in maniera casuale, ma c'è un caso in cui la somma dei quattro muoni fa sempre 100. Allora, quei quattro muoni non sono quattro muoni a caso, ma sono quattro muoni dovuti al decadimento di una particella genitrice che aveva una massa di 100, che poi è decaduta dandomi altre particelle la cui somma di energia e di massa faceva 100.
In questo modo abbiamo scoperto il bosone di Higgs. Abbiamo visto dei picchi anomali di topologie di eventi, per esempio con quattro muoni, o con due elettroni, o con due fotoni e due elettroni. E guarda caso la somma faceva sempre 100. Quindi posso dire sì. Salvatore? Dimmi, Monica. Scusami, no, vorrei solo Monica. sapere. Torno, io non so il tempo perché non ho potuto vederlo. Torno in control room o devo andare in assembly hall? Perché penso Voglio. che la visita doveva finire, durare un'oretta, quindi penso che ci siamo, Ok, è quindi più o torno meno in control finita. room. Sì. Quindi Ok, perfetto. per rispondere alla vostra domanda, ho approfittato per darvi qualche altra spiegazione. Abbiamo scoperto il bosone di Higgs, cerchiamo altre cose già previste dalla teoria, mai viste prima, come le particelle supersimmetriche o i responsabili della cosiddetta materia oscura o energia oscura, ma al tempo stesso potremmo scoprire anche qualcosa mai vista prima e mai prevista dalla teoria. Prego, se avete altre domande, andate Grazie per aver risposto. Giusto un'altra domanda. Essendo che siamo molto affascinati da tutto ciò, volevamo chiederle quali sono i percorsi di studio o di formazione per poter lavorare al CERN. avanti. Grazie per la domanda, che questa era la mia affermazione conclusiva, quindi ha anticipato le mie conclusioni. Allora, per venire al CERN non bisogna essere premi Nobel. Non bisogna essere scienziati. Questo lo voglio dire con la massima chiarezza e la massima modestia. Adesso Sonia nel frattempo mi ha raggiunto, quindi sono contento che qui a fianco a me, con tutto il bene e il rispetto che voglio per Sonia e quello che vuole lei per me, penso che nessuno dei due si considera un genio o un premio Nobel. Siamo Noi persone siamo normalissime, dei tecnici della fisica. Esatto. come la professoressa che è a fianco a voi, come lo siete voi. Quindi questo lo voglio dire giusto per sminuire anche il grado di difficoltà, diciamo, per arrivare al cielo. Al CERN ci si viene facendo delle applicazioni su delle call, dei bandi che sono pubblicati sul sito del CERN. Sul sito del CERN, se voi andate alla voce vacancy o posizioni, ci sono posizioni per diventare direttore generale, per diventare direttore della ricerca, ma ci sono posizioni anche per essere tecnico meccanico, tecnico elettronico, responsabile dell'esperimento, responsabile dell'analisi. E venendo invece alle cose che interessano più direttamente a voi, agli studenti del liceo, il percorso classico di uno studente del liceo che vuole continuare in questa traiettoria, diciamo, professionale, è il seguente. Di solito ci si iscrive a una facoltà scientifica, dove per facoltà scientifica non vuol dire necessariamente fisica. Per quello che vi ha fatto vedere Sonia e quello che vi abbiamo descritto in questa oretta che abbiamo trascorso assieme, al CERN non lavorano solo fisici. Avete capito che lavorano ingegneri, informatici, ingegneri elettronici, ingegneri meccanici, Chimici. ingegneri chimici, chimici stessi. Ci sono una miriade di figure professionali. Quindi al CERN non lavorano solo fisici, al CERN non lavorano solo laureati, al CERN, cioè, non lavorano solo scienziati e premi Nobel. Ci sono anche scienziati e premi Nobel, ce ne abbiamo un certo numero, siamo contenti. Se venite al CERN a fare una visita e venite a mensa, potrete avere anche il piacere di mangiare a fianco a un premio Nobel. Ma questo lo facciamo più per un fatto di marketing, diciamo così, ma non deve essere quello l'obiettivo. Noi lavoriamo al CERN per fare della ricerca che si chiama ricerca di base, che come dico spesso ai miei studenti, ricerca di base che vuol dire? Vuol dire che è una ricerca che non serve a niente, tanto per essere chiari. Okay? La ricerca applicata vuol dire una ricerca che serve a qualcosa. Voglio risolvere il problema dei tumori, del cancro. Voglio risolvere il problema dell'inquinamento. Voglio risolvere il problema di una macchina che consuma di meno. Quella ricerca è una ricerca applicata, ha un obiettivo ben preciso. La ricerca ha funzionato se tu hai risolto il problema del cancro, risolto il problema dell'inquinamento o fatto una macchina che consuma di meno. Quindi c'hai un target ben preciso che è l'obiettivo finale col quale devi completare la tua ricerca. La ricerca di base, invece, per definizione, è una ricerca che vuole aumentare La le conoscenza. conoscenze dell'umanità. Quindi non è vero che non serve a No, però lo niente. dicevo nel senso del gergo di tutti i giorni. Soprattutto i liceali. Assolutamente. La ricerca di Bisogna base, in nutrire realtà, anche la la mente. facciamo da una vita e ci affascina questa ricerca. La ricerca di base, lo dico provocatoriamente, non serve a niente, nel senso non ha, e poi vediamo fra un attimo, invece non è neanche vero questo. La ricerca di base non ha un obiettivo concreto e immediato. Ha soltanto come obiettivo un obiettivo molto ambizioso, che è quello di spostare la barriera e il limite tra la conoscenza e l'ignoranza dell'umanità. Quindi figuratevi quanto è ambiziosa, quanto è molto più ambiziosa rispetto alla ricerca applicativa. La ricerca di base vuole capire se la famosa tabellina di cui parlavamo prima, che è passata da quella di Democrito a quella di Mendeleev,
al modello standard di oggi, che grado di approssimazione è? Democrito, quando diceva quelle affermazioni, pensava di aver capito quelli sono i mattoncini Lego della materia che ci circonda. Mendeleev, quando ha fatto quella tabella, pensava questi sono i mattoncini Lego della materia che ci circonda. Oggi noi col modello standard diciamo questi sono i mattoncini Lego della materia che ci circonda. Magari fra 5, 10, 15, 100 anni si faranno una risata quando diranno: vi ricordate quando ci stavano quelli che dicevano col modello standard che era quello il livello di approssimazione dei mattoncini Lego della materia? Perché quello è il livello di conoscenza che abbiamo oggi. 10 anni fa il bosone di Higgs non ci stava in questa tabellina. Adesso l'abbiamo aggiunto. È un nuovo mattoncino che è stato scoperto e messo dentro al modello standard come una particella funzionale del modello standard. Se scopriamo particelle supersimmetriche, elementi responsabili della materia oscura e dell'energia oscura, aumenteremo la visione e la conoscenza. Però per darvi degli esempi concreti come questa ricerca invece non è vero che non serve a niente, io sono venuto al CERN nel 1989. Qui non eravate neanche nati, forse non erano neanche nati neanche i vostri genitori. Quindi questo mi fa sentire molto più vecchio di quello che già mi sento. Anno storico. Ok, io sono venuto qui come studente di ingegneria elettronica. Al CERN si cominciava a utilizzare le fibre ottiche, le mail, si cominciava a parlare con i computer, tramite i computer. Per capirci, io sono molisano di origine e mi sono laureato a Napoli. Quando parlavo con i miei genitori in Molise, quindi immaginate in provincia di Campobasso, io telefonavo da Ginevra e dicevo: sai che oggi ho scritto un messaggio a un mio collega in Giappone e mi ha risposto in tempo reale. Era l'aprile 1989. Io facevo le chat al CERN. Quando dicevo queste cose a mio padre passava il telefono a mia madre e diceva: vedi un po' che cosa sta fumando tuo figlio che mi dice che parla con uno in Giappone tramite un computer mandandosi messaggi. È Non lo vero. so che si fuma, ma si fuma roba che gli fa male. Bene, perché il mondo all'epoca non aveva i computer in rete. Il computer, se eri fortunato e benestante che ce n'avevi uno a casa, al massimo poteva parlare con una stampante che stava collegata a fianco, con un filo. Il computer era come una lavatrice. La lavatrice a casa parla con la lavatrice vicino? No. Il computer non parlava col computer vicino, era un oggetto a sé stante. Quindi dire che io con un computer parlavo in Giappone era una cosa fuori dal mondo. Al CERN già la facevamo. Dopo un po' di anni, al CERN hanno costruito una rete di computer che faceva parlare gli edifici tra di loro. Si chiama protocollo HTTP. Quando cliccate su internet e vedete quella sigla HTTP o HTTPS, è stata inventata al CERN. Da un signore che finiva il dottorato quando io cominciavo la tesi di laurea. Mr. Tim Berners-Lee si è dottorato nel marzo 1989 con una tesi sul protocollo HTTP, che si chiama, vuol dire Hypertext Transfer Protocol, HTTP, non lo sapevate che voleva dire questa sigla, vuol dire protocollo per trasferimento dati con ipertesti. Ipertesti, sapete che vuol dire? Sono quelle parole che prima venivano, quando ci clicchi sopra ti manda da un'altra parte. Quello è l'ipertesto. Questo signore, insieme a un gruppo di ricerca, ha concepito il concetto, il protocollo di ipertesto per far parlare le banche dati in tempo reale. Che cosa ne abbiamo fatto di questo ipertesto? Lo sapete Lo tutti. sappiamo. Al CERN abbiamo cominciato soltanto a parlarne per fare spostare dati da un edificio a un altro, per analizzare i dati degli esperimenti. Poi in America l'hanno preso e l'hanno fatto diventare .com per il commerciale, .edu per l'education, .mil per il militare. Poi è ritornato in Europa con i punti delle nazioni, .it per punto .italia, .fr per punto .francia, .de per punto .deutschland e così via. Quindi capite, quella che era una piccola ricerca per facilitare la trasmissione dati tra edifici al CERN è diventata la rivoluzione con la quale adesso abbiamo messo i computer in rete, ci parliamo tra di noi, perché io quando parlavo col collega giapponese non parlavo con internet, ci parlavo tramite la linea telefonica, per capirci, un modem telefonico. A casa, quando parlavamo di computer, c'era il computer che si chiama Commodore 64, dove 64 stava per 64 kbyte. Ok? Quindi oggi che voi vi lamentate che avete pochi tera, Esatto. immaginate quando noi avevamo pochi k. Vabbè, Mi è fatto venire in mente capirci. che quest'estate c'è stata una cosa di studenti, una
a cui ho partecipato, e c'era una presentazione, era Frank Caillou, che è stato anche una persona che ha collaborato con Insieme con Spike Lee, Inverness Lee. Ma assolutamente. la cosa che mi ha veramente, io sono arrivata un po' dopo, sono arrivata diciamo intorno al 2000 È più qui. giovane lei, una bambina. No, sì, bambina, sono solo arrivata un po' dopo di te, però lui ha portato, tanto per dirvi quanto poi alla fine anche la tecnologia, oltre che la scienza, la conoscenza, come diceva Salvatore, possa veramente per chi possa aprire delle passioni, non solo per chi è appassionato, ma anche per chi non lo è, farle scaturire, è venuto lì con il prototipo. Costruito nel 1973, se non ricordo male, sviluppato del primo touchscreen funzionante che è stato inventato qui al CERN. Ovviamente non era la tecnologia che usiamo adesso tutti quanti sul telefonino, ma l'idea del touchscreen, non di quei bottoni Della che tasta, magari certo. in qualche quella tastiera meccanica, no? Che si rompeva ogni due per tre praticamente, è venuta al CERN. Assolutamente sì. È venuto col primo prototipo funzionante. Io in quel momento mi sono quasi emozionata ad averlo in mezzo alle mani. No, Era un no, ma è. pezzo di storia che usciva fuori e, come dicevi tu, l'idea era semplicemente all'inizio di aiutare, cioè di fare qualcosa dentro casa, come internet. Mi scoccio di portare la carta da un edificio all'altro, vorrei Fare una cliccare sullo trasmissione, da, ma schermo. per Esatto. tornare anche a una ricaduta applicativa, e poi completo proprio perché la domanda iniziale era diversa, era come si fa a venire al CERN. Noi, se guardate il disegno, Zoltan, forse you can show the CMS again. Se guardate il nostro rivelatore, il nostro cilindro, in realtà vedete che, immaginate che al posto del tubo dove ci stanno i fasci di particelle ci mettete il lettino di un paziente. Questa struttura cilindrica è la struttura che vedete per esempio per una TAC ospedaliera o per una PET ospedaliera o per una risonanza magnetica ospedaliera. Cioè se entrate in ospedale, e vi auguro per farlo soltanto per fare una visita a qualche amico che sta poco bene e non per necessità, il 99% degli strumenti che si utilizzano negli ospedali sono rivelatori di fisica delle particelle, sono oggetti che vengono da questo mondo. Quando sentite parlare di PET scan, la PET, non so se la conoscete, tutti conosciamo bene che cos'è una TAC. La PET si fa per esempio per gli studi dei tumori. La parola PET, la P, sta per Positron Emission Tomography. La P di Positron vuol dire positroni, cioè vuol dire Antimateria. antiparticelle, antimateria. I positroni sono gli antielettroni. Se noi possiamo fare una PET all'ospedale di Agropoli o di Napoli o di Roma, è perché c'è qualcuno che sta lì che sa utilizzare l'antimateria, che sa utilizzare degli strumenti che usano l'antimateria. Oggi nel calorimetro di CMS, questi oggetti gialli e verdi che vedete nella parte centrale del rivelatore, queste sono le PET di futura generazione. Sono dei pezzi di rivelatori che per noi sono già vecchi, per un ospedale ancora non esistono. Serviranno per Esatto. fare le PET ancora più potenti, per fare delle PET ancora più precise, con un'analisi ancora più dettagliata del tumore. Quindi, per tornare alla domanda iniziale, noi facciamo qualcosa che non serve a niente, però che ha una serie di ricadute, diciamo, di effetti collaterali, come l'invenzione di internet, del protocollo HTTP o dei rivelatori di nuova generazione che si utilizzano negli ospedali. Per tornare però alla risposta della domanda concreta, come si fa a venire al CERN? Allora, ci si iscrive per chi si vuole laureare, c'è il discorso universitario. Per chi invece si vuole fermare, ovviamente non è il caso vostro del liceo scientifico, ma questo lo dico perché se avete degli amici che fanno degli istituti tecnici, che fanno gli istituti industriali, il CERN non è chiuso a loro. Anche loro possono applicare per posizioni di fresatore, saldatore, tecnico elettronico, tecnico informatico. Ci sono dei bandi anche per loro. Per persone invece come voi che fanno il percorso liceo scientifico e quindi universitario, i passi successivi sono iscriversi a una facoltà, ovviamente non stiamo parlando di legge o di psicologia, ma di facoltà di natura scientifica, di orientamento scientifico, e anche qui non serve fare il dottorato, si può fare la triennale, si può fare la specialistica, il dottorato e il percorso completo. A ogni livello a quale ci si ferma, ci sono dei bandi.
quale al CERN si può applicare. È chiaro che più è alto il livello, più la posizione anche sarà diversa. Se tu vieni qui per fare il saldatore, hai un entry point per un tecnico. Se vieni qui perché c'è una laurea triennale, hai un entry point di un super tecnico. Se hai una laurea specialistica o un dottorato, hai delle posizioni più ambiziose. Tutte queste posizioni sono bandite. Ci sono delle posizioni, è una cosa importante che vorrei dirvi, anche per dei laureandi. Ci sono anche posizioni per studenti. Cioè, anche durante il percorso di studio potete venire a passare un periodo qui al CERN di un mese, di uno stage, oppure di una tesi di laurea, oppure di una tesi di dottorato, con un technical student, un doctoral student, e poi ci sono possibilità anche di venire qui al CERN anche per un percorso post-studio, cioè dopo la laurea o dopo il dottorato potete venire a applicare per delle posizioni di contratti a termine di un anno, contratti a termine di 3 anni, dopo i quali si può applicare per una posizione a tempo indeterminato. Tutte queste posizioni si accede non perché si è amici di Salvatore o si è amici di Sonia, ma semplicemente perché si passa Attraverso competenze. una selezione in cui si valuta il curriculum, le competenze, le conoscenze, e qui non ci sono soltanto i figli di, gli amici di, ma ci sono persone brave che vengono selezionate indipendentemente da dove vengono. Allora, Potrebbe dire brave, ma non eccezionali, no, brave brave, e ma che abbiano, allora, efficienti ed affidabili. Credo che questa sia la cosa più importante. Cioè, assolutamente chiaro. gente che possa veramente, cioè che se io do un lavoro lo fa e lo fa nei tempi dovuti. Volevo solo aggiungere una cosa, è Prego. vero che c'è il personale scientifico di cui tu hai parlato, però noi, perché noi abbiamo, come dire, una propensione a parlare solo del personale scientifico, in realtà poi alla fine i contratti a tempo indeterminato al CERN, la maggior parte sono nel lato amministrativo, abbiamo pure lo studio legale, abbiamo Ah, pure lo quindi studio insomma, medico, c'è una parte abbiamo amministrativa. Molte anche posizioni, certo. i pompieri, abbiamo Fantastico. il gruppo di pompieri del CERN, quindi si può venire qui, fare ovviamente un corso che sia Ok. specialistico delle cose qui, e quindi in realtà anche Giusto. i cuochi, perché mangiamo, Assolutamente. abbiamo anche un asilo. No, il CERN è come un piccolo paese, per capirci. È una piccola città, Al insomma. CERN siamo 12.000 persone, quindi non è che siamo quattro gatti. Ok, Va bene? E di questi 12.000, circa 2.000 sono italiani, quindi diciamo noi italiani ci bene, presentiamo bene. Va bene? ottimo. Allora, io spero, Noi diciamo, che questa visita sia stata prima di tutto di stimolo per le sì, vostre infatti, curiosità. Va assolutamente. Ci dispiace bene? perché alcuni nostri ragazzi sono dovuti andare via perché adesso serve anche l'auditorium. Va bene. Vi ringraziamo tantissimo e speriamo di poterci vedere, chissà, dal vivo, fare una Molto visita. piacere, con molto piacere, con Grazie, molto piacere. grazie di tutto. Grazie. Ciao. Grazie a voi per l'interesse. Arrivederci. Grazie. In bocca al lupo per i vostri studi, Grazie. ragazzi. Grazie. Arrivederci. Ciao ciao.